I tumori del capo e collo sono un gruppo molto eterogeneo di malattie e rappresentano il 5% di tutti i tumori maligni. In Italia abbiamo 12.500 nuovi casi ogni anno e nel Veneto la loro incidenza è 3 volte quella nazionale. Gli organi e le sedi interessate sono il cavo orale, l'orofaringe, l'ipofaringe, la laringe, rinofaringe, le ghiandole salivari, i seni paranasali, le cavità nasali e la tiroide. Le cause di queste neoplasie sono il fumo, l'alcol, specialmente se abusati, la cattiva igiene orale e i virus HPV, che sono virus a trasmissione sessuale. I sintomi e i segni che devono richiamare l'attenzione dei pazienti sono la comparsa di dolore all'ingestione di solidi, dolore all'orecchio, la rauzedine, la difficoltà alla deglutizione, la comparsa di tumefazioni al collo, la comparsa di piccole ulcere al cavo orale o orofaringe, oppure delle lesioni esofitiche. Sono tutte situazioni che devono richiedere la valutazione da parte di un otorinolaringoiatra, il quale al più presto sottoporrà a visita endoscopica il paziente. Una volta constatata la presenza del tumore, soprattutto con la biopsia, l'estensione con esami radiologici, un gruppo multidisciplinare composto da chirurgo, radioterapista ed oncologo proporranno di volta in volta il trattamento più adeguato, più consono a quel tipo di paziente in base alla malattia e in base all'estensione della stessa. Semplificando, si può dire che i primi stadi, primo e secondo stadio, con singola modalità di trattamento, che sia chirurgia o radioterapia, si possono ottenere alte percentuali di curabilità fino a 80%, curabilità che diventa 50-60% in terzo stadio e molto minore in stadio quarto limitato, quindi senza la presenza di metastasi a distanza. Tra i farmaci maggiormente usati resta da alcuni decenni, dagli anni 70 in verità, il cisplatino. Di più recente introduzione sono farmaci con target molecolare tipo il cetuximab, in grado di aumentare non solo la percentuale di risposte alla radioterapia, ma anche la sopravvivenza. Ancora più recentemente sono stati introdotti in verità in studi clinici sperimentali farmaci in grado di interagire con l'immunità del paziente. Tra le raccomandazioni per ridurre il rischio di queste neoplasie sono senz'altro l'abolizione del fumo, la limitazione di bevande alcoliche e un'accurata igiene orale. Le terapie del futuro dovranno essere personalizzate, con meno effetti collaterali e con miglior qualità della vita dei pazienti.